Federazione anarchica informale, principale gruppo eversivo secondo l'intelligence degli ultimi anni, lo scrive l'AISE già nel 2009 nel rapporto informale al Parlamento. Da quell'anno torna in azione per disarticolare le strutture dello Stato, come si legge sul sito web. È venuta alla ribalta però nel 2003, quando ha rivendicato l'operazione Santa Claus, i pacchi bomba contro l'allora presidente della Commissione europea Prodi, le azioni contro la BCE ed altri organismi europei. Poi ha alzato il tiro, attentati dinamitardi in Italia, soprattutto al centro-nord, obiettivi, commissariato a Genova, caserma dei carabinieri a Milano, rissa a Parma. Nel 2009 l'ordigno, dinamitardo alla Bocconi. Nel 2010 i pacchi bomba esplodono nelle mani dei funzionari delle ambasciate romane di Cile e Svizzera, e l'8 dicembre scorso a Roma il penultimo obiettivo, Equitalia. Un pacco bomba esplode e ferisce gravemente mentre lo apre il direttore generale Marco Cuccagna. Gli inquirenti seguono i legami oltre frontiera, in particolare quelli con i maestri anarchici, come li definiscono, di Spagna e Grecia.